Emiliano, quanto la vita privata può influire con la prestazione in campo? Beh, guarda, con gli atleti con i quali lavoro, suggerisco sempre di condividere i pensieri, le idee, le emozioni con la propria famiglia o il proprio partner. Sarebbe sbagliato scindere totalmente l'ambito familiare da quello lavorativo e quindi sportivo. Nel senso che la nostra forma mentale, diciamo così, può influire su uno o più ambiti della nostra vita. E quindi se ho un problema, ad esempio, a casa, difficilmente riuscirò a non portarlo in campo. Se ho un problema con la squadra o con uno o più giocatori, difficilmente riuscirò a non parlare in famiglia. Quindi esorto a scindere i due campi, quello lavorativo e familiare, ma allo stesso tempo incoraggio tutti a condividere un peso o una preoccupazione. Quindi esperienze positive che ogni essere umano vive nel corso della propria vita sono certamente più numerose di quelle negative, anche se alle volte sembra innata la tendenza a concentrarsi più sugli eventi negativi piuttosto che su quelli positivi. Mi riferisco in particolare a una ricerca, mi viene in mente, che è stata condotta dal professor Lambert dell'University of Utah, tramite la quale si è dimostrato questo, che condividere con gli altri le proprie esperienze positive, la felicità, nonché il senso di gratitudine, può anche aumentare il livello di benessere complessivo percepito dalle persone, dai stessi giocatori di calcio. Quindi, questa ricerca in sostanza è stata condotta su un gruppo di giovani coppie, la faccio breve, insomma, alle quali è stato suggerito di appuntare su un diario le esperienze positive vissute nell'ultimo periodo e condividere con il partner 2 volte a settimana. Un altro gruppo invece sempre di persone è stato detto di fare lo stesso, ma di non avrebbero dovuto condividere con il partner quanto scritto all'interno del diario. Quindi comunque grazie a questo esperimento si è potuto constatare come coloro che alla fine avevano condiviso le esperienze positive con il partner fossero più soddisfatti e più felici rispetto a quelle coppie che non avevano condiviso nulla tra di loro. Buona sostanza, quindi i risultati della ricerca dimostrano come le coppie che hanno condiviso le esperienze positive in modo costruttivo apparivano quindi più soddisfatte della vita. Questa è l'importanza della condivisione. Un calciatore non va concepito come una macchina sportiva, dico io, no? Con ingranaggi, perché è prima un essere umano e poi come tale, quindi necessita di condividere. Perciò nel corso del mio lavoro, soprattutto gli sportivi, ho potuto realmente constatare come in effetti la gioia vada partecipata, espressa e soprattutto condivisa. Emiliano, siccome ci interessa tantissimo questo argomento, la psicologia legata allo sport è un argomento di interesse, insomma, generale, vogliamo invitarti anche nella prossima puntata, però adesso vogliamo farti al volo, mancano ancora 5-6 minuti, vogliamo farti una domanda io, Erika, cerchiamo di essere veloci perché abbiamo anche in studio i nostri tre ospiti, anche un grandissimo campione che ha vinto la Coppa dei Campioni col Milan, ha giocato con la nazionale italiana, voglio farti ognuno una domanda a testa, però abbiamo 5-6 minuti, se riusciamo a essere velocissimi, io volevo dirti, insomma. Quindi le performance sportive dipendono anche dalla capacità di condividere, così? Assolutamente, è un po' come scambiarsi dei doni, dico io, no? Ma senza dover aspettare il giorno in cui ciò avviene per tradizione o convenzione, in qualsiasi momento. Questo è giusto un piccolo consiglio che può in qualche modo contribuire a incrementare anche un po' la performance sportiva. Ma bisogna stare attenti sempre al tipo di condivisione, soprattutto oggi in modo particolare, soprattutto dopo l'avvento dei social network, molte persone sono solite condividere ogni aspetto della loro vita con una rete di amici e conoscenti, a volte solo virtuali, quindi alcuni dei quali neanche li conoscono. Perciò verrebbe da chiedersi come mai fuori dai social network non condividiamo con sconosciuti foto e notizie che ci riguardano, eppure tramite il web si è soliti condividere tutti i fatti personali proprio con persone sconosciute che si conoscono appena. Non che questo sia qualcosa di sbagliato, perché ognuno di noi è libero di decidere quale sia la migliore strada da seguire. Tuttavia, vale la pena chiedersi come mai nel mondo virtuale alcuni freni inibitori, diciamo così, si allentino. Quindi a tutti gli sportivi, specialmente a quelli che sono concentrati sul raggiungimento di un obiettivo, suggerisco di condividere, se ve ne sono i presupposti chiaramente, con amici o familiari quanto hanno in mente. Ciò certamente gioverà alla loro performance sportiva. Un'ultima domanda, ma il tuo libro tratta in modo specifico argomenti legati allo sport, Emiliano? No, non solo allo sport, copre diciamo a 360 gradi l'argomento della motivazione, dell'autostima e della crescita personale. E fuori orari
in ogni ambito, sia esso sportivo, familiare, lavorativo. Quindi ho deciso di dare ai segreti della motivazione, della crescita personale, un taglio pratico, per così dire. Quindi ogni paragrafo è seguito da un esercizio e poi riporto al suo interno diverse esperienze personali nel campo della psicologia e della motivazione. Ok Emiliano, adesso proprio una botta e risposta, abbiamo 3 minuti a disposizione. Allora iniziamo dal campionissimo Angelo Benedicto Sormani. Per te Emiliano. Sì. Salve dottore, io vengo da un periodo in cui purtroppo non si usavano ancora il psicologo dentro gli spogliatoio, giocavo a buon livello e avevo degli alti bassi, e non so se serve per i giocatori di oggi che hanno un'assistenza che io non avevo. A me mi è capitato una situazione che mi ha cambiato la vita, una scossa molto forte. Io a 27 anni mi dicevano che non potevo più giocare perché avevo l'ernia del disco e allora non esistevano le strumentazioni di oggi, se che era un pericolo. E ho sofferto per un anno finché mi sono deciso a operare e sono guarito. Quando sono guarito e sono diventato fortissimo, ma non tecnicamente, fisicamente, mentalmente. Il fatto, questa grande scossa del fatto di non poter più giocare, tornare in campo, mi ha fatto. Tutti da allora non ho mai sbagliato una partita difficile. Quando le avversarie erano forti, sì, sono forti loro quando c'hanno una palla, ma quando ce l'ho io voglio vedere come fanno. Se che io, lei pensa che ancora oggi è valido che un episodio possa, o ci vuole tutta una lavorazione dell'individuo tintin per tintin, non so se mi spiego. Sì, no, assolutamente. Io apprezzo anche a proposito di condivisione, ringrazio per aver condiviso proprio questo, perché effettivamente sono esperienze personali molto forti. Del resto, come spesso sostengo, ecco, mente e psiche sono strettamente legati, quindi certamente un'occasione del genere come quella del disco, o comunque anche lo stesso un infortunio, può dare certamente uno spunto maggiore per continuare la propria attività sportiva, questo al 100%, quindi assolutamente. Emiliano, una domanda per te dalla nostra redattrice Margot Grossi. Salve, una domanda in merito al centrale difensivo della Roma, Leandro Castan, che l'anno scorso è stato operato per un cavernomavirus ed ora verrà probabilmente ceduto in prestito alla Sampdoria. Secondo lei di cosa deve autoconvincersi questo calciatore per poter tornare ad alti livelli, a giocare ad alti livelli come negli scorsi anni? Lapidario Emiliano, perché abbiamo solamente un minuto, ci abbiamo un'altra domanda al volo. Assolutamente, rapidamente in una parola, è già in possesso di tutti gli strumenti per riuscire a aumentare la propria motivazione, per convincersi di potercela fare, basta solo trovare il modo di tirarla fuori. Una domanda per te dal nostro Federico Leoni. Mi rilascio un po' a quello che dicevano Margo e Angelo. Secondo lei a volte l'aspetto psicologico può essere anche più importante, quindi, dell'aspetto tecnico sportivo? Diciamo che vanno avanti di pari passo, occorre curare entrambi, assolutamente. Ripeto, perché mente e psiche sono legati saldamente da un vincolo d'affinità, perciò se, come si dice in gergo, non ci si sta con la testa in campo, poi ti può avere qualsiasi tipo di tecnica, ti può essere il più bravo giocatore del mondo, e nello stesso tempo e viceversa, insomma. Quindi diciamo che per rispondere alla domanda occorre che entrambi procedano su binari paralleli. Grazie Emiliano, sei stato molto esauriente, speriamo di averti appunto con noi la prossima volta, e veramente molto gentile. Gentilissimo, grazie davvero Emiliano, a presto. Grazie a voi, a presto. Ciao, grazie. Ora ci fermiamo qualche istante perché a breve ci sarà una sorpresona.